Ah, c'è un telefono qua per aria. Aspetta, è per me? Pronto? Cybertruck Simulator? Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo sabato, dopo tanti sabati un pochettino diverso perché come sapete abbiamo finito i bei casi di Accident per il momento, che diciamo era la serie del sabato, speriamo che ne aggiungano altri, ma tocca organizzarci in qualche altro modo. Allora siamo su Cyberpunk 2077, dove avete capito, diciamo vi sarete accorti, non vi sto portando tutta la storia, diciamo filante, continua, perché è lunghissima, non riesco. Avrei voluto farlo portando video tanto spesso, ma non, con tutte le serie che abbiamo, tutte le cose che abbiamo, non si può fare. E comunque ci sto andando adagio, diciamo, no, con calma. Me lo sto godendo perché è molto bello, anzi ve lo consiglio a questo punto di giocarvelo da soli, così non vedete nemmeno gli spoiler. Al di là che tanti dicono, sì, pieno di bug, pieno di problemi, c'è da dire che tanti si riferiscono alle versioni delle console di ormai vecchia generazione. Comunque io, per mentalità mia, non vado lì a cercare i problemi, cerco di apprezzare e di godere il godibile e l'apprezzabile, e devo dire che ci sto riuscendo. Poi qualche baghettino il gioco ce l'ha, l'abbiamo già visti, alberi che volano, ma basta farcisi una risata. Per il resto la storia è molto figa, quindi non è che non la sto portando perché non la voglio portare, perché mi fa schifo, mi piace, me la sto giocando da solo. Quello che voglio fare insieme a voi su YouTube, e non è detto che sarà ogni sabato così, poi vedremo insomma, ma qualche video ogni tanto su Cyberpunk, relativo magari a qualche storiella secondaria senza spoiler principali, così magari su cose che ci possono interessare, come sarà oggi, lo facciamo. Se scorriamo tra gli incarichi secondari, abbiamo un bel contratto, mai vendere la pelle dell'orso, che volevo fare insieme a voi, perché è un furto, rubare un van della River Courier Services, boh, che cazzo fanno, consegnano i pacchi questi, luogo magazzino di quelli là su Martin Street. Attenzione ai dettagli, questo non è il solito incarico. Devi andare al complesso della Reverb a Northside e rubare un mini bus pieno di giacche e di pelle. Attenzione, Cyber Cesarino si mette a fare il commerciante. Non ti preoccupare, anche a me sembrava strano, ma il lavoro non potrebbe essere più semplice. Non lo so, non mi convince. Qualcuno contrabbanda giacche da combattimento in pelle sintetica per aggirare l'embargo corporativa. La pelle viene importata sotto forma di giacca e poi distribuita ai bisturi illegali che la usano per i loro impianti. Ah, vedi, vendute a pezzi competitivi. Che bella filiera, eh? La mia cliente ha individuato il van, ma non può occuparsene da sola. Dovrai pensarci tu. Ricorda solo che il mezzo non si muove finché l'identità dell'autista non viene verificata. Ok. Ah, ho già detto che il magazzino RCS. Oh, meno male che non l'ha scritto di nuovo. È controllato dai Tiger Claws? Ho già sentito Tiger Claws. Forse li abbiamo visti da qualche parte. Beh, te lo sto dicendo ora. Lo usano per riciclare denaro, quindi non ti stupire se li vedi in giro. Fai attenzione, in bocca al lupo. Non aveva detto che era facile? E boh, già questi in bocca al lupo. Va bene, ragazzi. È un cyber affare a quattro ruote. Dobbiamo rubare un furgoncino. Vedete che a volte le missioni secondarie ci possono offrire qualche spunto interessante. Tra l'altro, ragazzi, io non ho più la macchina perché si perde abbastanza all'inizio della storia. Questo direi ve lo posso dire. Avevo anche provato a rubare una... Questa qua è la quadra che abbiamo fatto su Forza Horizon 4, per magari fare un confrontino diretto tra le due, ma hanno dei dispositivi di sicurezza veramente imbarazzanti. Appena tu tocchi la maniglia per aprirla, arriva subito 700 unità dell'NCPD. Dobbiamo fare 500 metri, penso che possiamo pure andare a piedi, goderci un po' la città notturna. Ecco, lui che sparisce. Vabbè, che poi ragazzi, di cosa ci sorprendiamo? Cioè, le persone in questo mondo fanno di quelle cose pazzesche e noi ci preoccupiamo che ogni tanto spariscono? Oddio, Thornton. Guarda che bomba sto coso. Oh! Ho capito che ormai è rosso, ma io ero già sulle strisce, però. Scusi, eh. Wait. Aspettiamo. Attenzione, qui c'è stato un incidente. Un giorno proveremo a rubare un'auto della polizia. No, non è un incidente, è un... Trovo molto carino, ragazzi, immergerci proprio nella vita, nel mondo di questa Night City. Qua c'è del... Oh, stanno arrestando qualcuno. Beh, mi sembra un arresto un po' aggressivo. Ma diciamo che sta città mi sembra un pochettino invasa dalle rivolte. Guardate là che casino anche che stanno combinando. Auto in fiamme. Noi nel frattempo siamo quasi arrivati. Ecco, vedo già un posto un po' più losco del normale. Sembra un quartiere poco affidabile e raccomandabile questo. Usa capacità tecnica, ma questa però si incazza. Voi vedete il furgoncino, ragazzi? Oh, aspetta, è andata via. Forse devo... Beh, vediamo. E qua si è aperto. Ma secondo voi lei non la prenderà male questa mia visita? Oh cazzo, no vabbè. No, 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 no. Hai ragione anche tu. Hai ragione anche tu.
Devo farti fuori senza dirtelo, mi sembra più rispettoso. Tra l'altro vedo una bellissima macchina lì, ragazzi. Dai che possiamo iniziare una bella serie affari a quattro ruote cyber. Vediamo un po' se gli lanciamo un bel distrae nemici. A me non sembra molto distratta questa però, continua a guardarci. A sto punto mi hai rotto il cazzo. Ti apro anche quello principale già per dopo. Oh, bastarda, c'ha la protezione anticecchino, hai visto? C'ha un dispositivo che non mi permette di mirarla bene. Vediamo se anche gli altri ce l'hanno, no? È una testa quella. È una testa quella. C'è altra gente. Oh, da dove mi sparano anche? No, non dirmi che... No, anche la polizia. Troviamo un posto sicuro all'interno del loro magazzino, così la polizia da fuori non ci scassa la minchia. È inciampato nel muletto. Cretino. Oh, questo mi è sembrato un colpo basso però, eh? Dove è uscito sto stronzo? E andiamo finalmente a fare quello per cui siamo venuti. Le persone educate che ritirano. Salve. Veicoli. C'è pieno di belle macchine qua. E qui si possono anche prendere queste. Chiaramente saranno più rubate di quelle che rubiamo noi. Hai capito. Vabbè, magari facciamo il lavoro. Poi diamo un'occhiata. Bello affrontare le bande. Mi sa che è l'unico modo per prendere veicoli fighi senza doverli pagare un botto o essere massacrati dalla polizia. Salve, vengo in pace, devo noleggiare un amico blu. Andiamo a vedere, questo è l'ufficio principale. Prendi tutto. Questo abbiamo la schedina, noi facciamo i corrieri, quindi ci riconosce. Molto bene. Ah, eccolo là, il furgone. Era giù sotto nel magazzino. Potrebbe romperci con gli... Oh, cazzo. Ah, c'è anche lei. No. Tutto a posto, assolutamente non c'è nessuno. È solo un guasto. Pieno di telecamere sto posto. Scusate, uno non può neanche lavorare. Mi sa che, ragazzi, ce la svigniamo, eh. Sì, nuovi shard, adesso guardiamo tutto. Entra nel van, attenzione. Ah, che begli interni che c'ha il van. E mo? Guida il van fino al luogo indicato. Ma sarà, secondo voi, un viaggio pericoloso? Ok. Io vado, eh. Non c'è nulla di strano. Martin Street. Ah, mi sa che era quella che aveva detto lui. Senti che clacson che è. Cos'è quella roba lì? Io mi aspetto che qualcuno mi faccia un assalto da un momento all'altro, per quello che non sono troppo tranquillo. Qua giriamo. Tranquillo, tranquillo, senza dare nell'occhio. Andiamo un attimo. Guarda che roba. È rosso, ragazzi. Dobbiamo essere civili, perché sennò... ma noi siamo arrivati, però. È qua. Giusto? Oh, intanto andiamo via qua. Con il vannettino. Sicuramente sarà in quel portone, immagino. Siamo arrivati alla prossima tappa. Molto bene. Ok. Incarico aggiornato. Esci dal van. Esci dal van. Vediamo che vuole questa. Ha ricevuto. Davvero un'operazione da manuale. Ottimo lavoro. Hai visto, Regina? Direi che per altri affari malavi a quattro ruote mi puoi sempre contattare, eh? Io sono sempre disponibile. Ora però parliamo un attimo di quelle auto che erano rimaste incustodite. Perché questi stanno vandalizzando una macchina e una signorina? Oh, cazzo. Madonna che... Attenzione, è inciampato nell'amico. Morisci. Ma è finita l'altra stronza. Infatti ti nascondi, eh. Di merda. E lei mi sa che... Tra l'altro abbiamo anche la loro di macchina adesso. Vediamo la macchina della signora come va. Guarda gli interni a sbalzo. Che roba è? Ok, io vorrei ritrovare il posto dove abbiamo preso il furgoncino, che probabilmente non mi riuscirà mai come cosa. Era su Martin Street, che è questa. E quel posto dove era però? Kennedy Ave. Qui c'è una zona chiusa dalla polizia. Eccolo qua. Minchia, eravamo vicinissimi. Che giro ci ha fatto fare? È questo, ragazzi, RCS. Andiamo a vedere se ci sono ancora le macchine. Ovviamente no. Bastardi. Le hanno portate via. Che maledetti. E va bene, ragazzi, nei prossimi appuntamenti dovremo trovare una nuova macchina per noi, però, perché quelle rubate a quanto pare non si possono poi possedere. E se vedete, io qua, se chiamo la mia macchina, non arrivo a niente, perché non ce l'ho più. Si perde proprio. È una cosa voluta, fatta apposta, diciamo. Non è che l'ho persa io perché sono un coglione. Mi piacerebbe magari rimettere in sesto
uno smartino, ma le nostre abilità di cyberaffari a quattro ruote ancora non ci permettono tutto ciò. Qua nel... Oh, cazzo. Questa cos'è? Tipo la scientifica? Oh, io inculo il camion. No! Crimine segnalato. Emanato mandato di polizia, ecco. Succede questo quando rubi qualcosa che non devi, ma tipo le supercar proprio non te le fa neanche fare. Però mamma mia, oh, per un furgoncino della spazzatura tutto sto casino. Quindi tutte le telecamere della città sono attive per... Oh cazzo! No, infatti... L'arma e vieni fuori. No. Bello quel golfino vecchio lì. Li abbiamo seminati, signori. Questo vuol dire che... Non vuol dire niente perché tanto non possiamo tenerlo il camioncino. Anche se è molto bellino. Attenzione, Cyber Truck Simulator. Con sta musica poi. Chi è sta gente qua davanti con la stellina? Si stanno insospettendo. Boh, io nel dubbio. Gli ho fatto saltare la macchina. Oddio. Gliel'ho fatta saltare talmente tanto che si è messa in moto da sola. Oppure è andato a chiamare gli amici. No, no, fermo ancora qua? No. Dove cazzo è passato? Quello era il mio camioncino. Bastardo! Non fo... Bella sta sciabola. Macete, la sostituiamo al nostro coltellinchio. Vale, perché sono tutte bruciate queste macchine? Ma non le possiamo restaurare? È vivo questo. Ah, c'è un telefono qua per aria. Aspetta, è per me? Pronto? Tutto a posto, consegnato il veicolo e abbiamo risolto tutto quanto, va bene? Ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao, grazie, ciao. Bene, signori, credo proprio che il nostro Cyber Cesarino abbia trovato la sua strada. Man mano si inserirà in questo mondo di compravendite un pochettino robotiche e pericolose. Attenzione, c'è uno strip qua sotto, sicuro, bello nascosto. A questo punto io direi che ci possiamo salutare e dare appuntamento alla prossima missione. Vedete che comunque è bellino. Se ci dedichiamo un pochettino alle secondarie ci fanno un po' divertire un pochettino. Attenzione, te sei Johnny... No, non è vero. Un po' passare del tempo... più in scioltezza e magari godere anche di tutti i vari luoghi della città che magari uno di solito non considera. Così diventiamo dei veri esperti di Night City e impareremo a dominare il suo mercato nero. Uno dei prossimi obiettivi, speriamo, è prendere un nuovo veicolo, perché per adesso siamo a piedi e come vedete è un po' pericoloso ogni volta rubare un'auto per andare da una parte all'altra. Mi piacerebbe, ragazzi, fare tutto quanto insieme a voi. Ovviamente, se siete d'accordo, supportate questo video, lasciate un bel pollicione, commentate e venite a seguirmi assolutamente su Instagram. Trovate tutto quanto in descrizione. Intanto lui è tornato, vedete se è affezionato. Io vi saluto attraverso e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi!